Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Voce e febbre permettendo, cercherò di fare questo piccolo video per andare a spiegarvi come funziona il restaking che sta prendendo piede nell'ultimo periodo, soprattutto grazie a un protocollo su Ethereum che si chiama Angel Layer. Partiamo dalla fase teorica e poi se ci sarà riscontro, se me lo chiederete magari anche nei commenti, vedo che c'è interesse. Porterò magari dei tutorial pratici per appunto utilizzando anche Angel Layer, che al momento è il protocollo con il TVL più alto su Ethereum che permette questa innovativa possibilità di guadagno paradossalmente illimitata, ma come ogni cosa, soprattutto appena nata, comporta dei rischi. Quindi andremo a vedere anche i rischi del nostro portafoglio. Parto dal presupposto che chi sta vedendo questo video sa già che cos'è lo staking. La scelta del validatore, possibilità di guadagni, rendimenti, rischi e via dicendo. Ma qualora tu che stai guardando questo video e non sai che cos'è lo staking, non sai che come si sceglie un validatore, ti consiglio di guardare questi contenuti. Nel mio canale, nella home page, trovi il corso Crypto Blockchain, ci clicchi sopra, si aprirà tutta la playlist e piano piano vai a scorrere finché non trovi la sezione dedicata allo staking, ovvero cos'è il proof of stake e come funziona? Come scegliere un validatore nell'eventuale delegate proof of stake? Quindi vai a vedere questi video che sono fondamentali per andare a comprendere anche il restaking. Lo staking è una pratica nelle blockchain che utilizzano il proof of stake o il delegate proof of stake che permette agli utenti, ai partecipatori della rete di andare a bloccare un quantitativo prestabilito di token, in questo caso di Ethereum, per partecipare alla rete, per rendere sicura la rete e partecipare al consenso e avere ovviamente delle revenue, delle ricompense per questi token che stiamo andando a mettere in gioco per sostenere la rete. E basta, lì fine dei giochi, noi andiamo a mettere in staking Ethereum o delegare i nostri Ethereum a un validatore per partecipare come rete alla rete, avere delle ricompense e fine dei giochi. È qua che nasce il restaking, vuol dire ripuntare, rimettere in staking qualcosa. Infatti noi con un'unica azione dove andiamo a mettere in staking i nostri Ethereum, possiamo, grazie al protocollo che è uscito Angel Layer e il suo restaking, utilizzare gli stessi token e le revenue derivanti per andare a proteggere la rete di altri protocolli e così andare a avere sempre più ricompense. Sì, hai capito bene, grazie a questo nuovo sistema il nostro potere di staking si va a espandere, si va a moltiplicare, come detto, potenzialmente senza limiti. Noi andiamo eventualmente a fare un nodo validatore se abbiamo sufficientemente degli Ethereum disponibili per farlo, oppure andiamo a delegare i nostri Ethereum a un validatore dove ci darà delle ricompense. Ma il nostro potere di staking in questo caso va a aumentare perché con lo stesso quantitativo di Ethereum che andiamo delegato, con le revenue eventualmente che ci vengono riconosciute, noi possiamo andare a proteggere la rete, a partecipare al consenso di altri protocolli simultaneamente e quindi avere più ricompense, più interessi. Questo per l'appunto viene facilitato da questo protocollo Engine Layer, dove tramite la sua piattaforma che racchiude diversi smart contract è permesso a chi fa staking di andare a riposizionare tramite per appunto contratti intelligenti il potere di staking in altri protocolli. Questo restaking si può fare con i token nativi Ethereum, con i liquid staking derivati oppure con gli LP token. Ci sono diverse modalità. I vantaggi l'abbiamo capito, abbiamo una efficienza maggiore del nostro capitale. Una volta mettevamo in stake i nostri Ethereum in una posizione da un validatore, ricevevamo degli interessi, boh, fine a se stesso. Con il restaking possiamo ampliare la nostra efficienza di capitale, avere molteplici interessi con un unico capitale, quindi andare a maturare degli interessi maggiori. Il restaking va a contribuire alla sicurezza della rete e degli altri protocolli che magari avevano meno accesso a questa protezione, soprattutto in fase iniziale se un protocollo dovesse essere neonato. Facendo così va a moltiplicare la sicurezza della rete nei vari protocolli. Ma come ben sapete, guadagno più alto vuol dire anche rischio maggiore di perdita parziale o totale del nostro investimento. Si va a aumentare ad esempio la possibilità di slashing in caso di scelta di validatori che non sono consoni e che non mantengono un comportamento corretto. Si aumenta il rischio delle regole dei diversi protocolli perché in Ethereum ha le sue regole, altri protocolli ne hanno delle altre, quindi a seconda di dove si va a
dirottare il restaking, noi andiamo a moltiplicare queste problematiche. Perché quando si fa uno staking delegato si consiglia sempre, ti tende a consigliare di non andare a dare la delega ai primi due o tre validatori, o sempre ai primi due o tre validatori che troviamo nella lista, ma andare a distribuirlo, perché facendo così evitiamo di centralizzare il potere. Con il restaking c'è magari un rischio di centralizzazione, perché molti validatori potrebbero concentrare il restaking su determinati protocolli, o potremmo dare il restaking a determinati validatori, ma sempre le stesse, quindi andando a centralizzare il potere. Sicuramente è una nuova frontiera dove si riesce a massimizzare l'efficienza, ad espandere la sicurezza della rete, e per chi partecipa alla rete avere degli enormi guadagni. Però è ancora tutto in fase sperimentale, quindi staranno ai protocolli che nasceranno, come ad esempio Engine Layer, a trovare il giusto equilibrio per andare a minimizzare i rischi da parte dell'utente e comunque andare a massimizzare tutta questa efficienza. Già può essere di difficile comprensione, molte volte è più facile la pratica della teoria, comunque sono concetti non semplici da comprendere immediatamente. Figuriamoci andare a programmare degli smart contract che vanno a collegarsi con i vari protocolli, a interfacciarsi con le varie regole, a trovare i giusti equilibri per andare a effettuare staking e restaking. Quindi ci possono essere sicuramente degli errori e dei pericoli. Anche qui sta nella volontà degli sviluppatori trovare i giusti equilibri per far sì che non accadano certe problematiche che poi alla fine vanno a impattare sul nostro portafoglio.